Non tutti lo sanno, ma la Camera dei Deputati, proprio di recente, ha approvato la nuova legge anti-pezzotto, questo nell'intento di intensificare la lotta alla pirateria digitale e la tutela dei diritti d'autore. Le novità sono abbastanza incisive, pene più severe e il coinvolgimento dell'Agicom e della magistratura nel contrasto al pezzotto. In questo modo sarà più difficile violare il copyright di film, musica, libri ed eventi sportivi. Come vi spiegherò a breve, con la nuova legge a rischiare è anche chi si collega con il sito di streaming illegale. Quindi voi immaginatevi belli tranquilli sul divano mentre vedete una finale di Coppa, quando arriva sul più bello una raccomandata che vi consegna una multa di 5.000 euro. Con quei soldi vi facevate l'abbonamento a tutta la stagione calcistica. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova normativa. Questa è la legge. La nuova legge parla per la prima volta di streaming e lo include espressamente tra le attività che possono violare il diritto d'autore quando ad oggetto contenuti protetti. In questo modo si taglia la testa al toro su un dubbio interpretativo che si era posto negli scorsi anni. Nessuno quindi potrà dire che lo streaming non è una violazione del copyright. Vengono inoltre assegnati nuovi e più incisivi poteri all'Agicom, l'autorità garante per la concorrenza e il mercato, e questo per bloccare immediatamente la visione di contenuti protetti. Ed anche qui vale quanto vi ho detto con riferimento al blocco di ChatGPT a seguito delle contestazioni del garante della privacy. Il nostro ordinamento sta assegnando sempre più poteri alle autorità garanti, che sono autorità amministrative, e questo per sottrarre lavoro ai giudici, il che però significa che i diritti potranno essere limitati senza regolare i processi, senza la possibilità di difendersi e soprattutto senza che vi sia un organo terzo e imparziale, il giudice appunto, a decidere su queste limitazioni. La nuova legge antipezzotto introduce poi sanzioni più severe che, come vedremo, arrivano a multe fino a 5.000 euro per ogni opera scaricata illegalmente. Viene infine previsto il coinvolgimento della magistratura nella ricerca degli autori di pirateria digitale. Allora, facciamo un esempio pratico. Poniamo il caso di Dante Emanuele, il nostro videomaker, che guarda illegalmente una partita di calcio in streaming. Con la nuova legge, l'Agicom potrà bloccargli immediatamente la visione e la magistratura potrà intervenire per individuarlo, nonostante magari abbia un IP dinamico. Entriamo nel vivo dei poteri dell'Agicom. L'Agicom potrà ordinare ai prestatori di servizio di disabilitare l'accesso ai contenuti illegali. Il blocco dell'indirizzo IP a cui fanno capo i siti web con contenuti protetti dal diritto d'autore sarà quindi previsto direttamente dalla legge. In caso di urgenza, l'Agicom potrà avvertire i giudici avviando un'informativa di reato e la magistratura potrà a sua volta risalire all'utente tracciandone i pagamenti e chiedendo alle banche dati informazioni personali su chi è indagato. Sarà così molto più facile scoprire l'identità di chi è coinvolto, cosa che prima non si poteva fare solamente tramite l'indirizzo IP, sempre anonimo. Le nuove pene previste dalla nuova legge antipezzotto sono particolarmente pesanti. Viene prevista la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 15.439 euro per i trasgressori che creeranno i servizi in violazione del diritto d'autore, ossia per i creatori del pezzotto. Ma a rischiare, come vi dicevo, saranno anche i fruitori. Per loro è prevista la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ogni opera scaricata illegalmente, 5 volte l'importo stabilito precedentemente. Rimane invece invariata la cifra di 150 euro per i casi non gravi. È difficile prevedere oggi con certezza la data in cui la nuova legge sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Una volta pubblicata, comunque, la legge richiederà una revisione del regolamento Agicom entro 60 giorni. L'impatto della norma sarà evidente a partire probabilmente dalla prossima stagione calcistica. Questa è la nuova legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.